Ho avviato per il campione 14 catenelle. Non andiamo a lavorare il giro di preparazione appunto base tunisi, ma andiamo a lavorare direttamente il punto dello schema. Partendo dalla seconda catenella, dall'uncinetto, la prima è il punto di margine e l'abbiamo già sull'uncinetto. Nella seconda entriamo e andiamo a lavorare un punto base. Ne lavoriamo un terzo. E ne lavoriamo un quarto fino ad avere 4 asole sull'uncinetto e sono i primi 4 punti della sequenza lavorati a punto base. Nelle due catenelle successive andiamo a lavorare 2 punti rovescio. Vi metterò poi nella info box sotto al video tutti i link di riferimento ai video dei punti che stiamo lavorando. Ricapitolando. 4 punti base o dritti, 2 punti rovescio, 2 punti dritti, 2 rovesci. E nelle ultime 4 catenelle andiamo a lavorare altri 4 punti base o dritti o punto tunisi, come li volete chiamare, uno. Due, tre e l'ultimo prendiamo tutte e due le costine della catenella e sarà il nostro punto di margine di chiusura. Andiamo a fare il giro di ritorno. Vi faccio vedere la lavorazione del secondo giro che è quello di ripetizione per tutta la vostra lavorazione. Primo punto, punto di margine, secondo dritto, terzo dritto e quarto dritto. Rovescio sui due punti rovescio, punto maglia sui due punti dritti centrali, punto rovescio sui successivi due punti. Gli ultimi 4 a punto base o punto dritto. Quello di margine sempre nelle due costine. Facciamo il giro di ritorno. Io vado avanti un poco con la lavorazione e vi faccio vedere l'effetto del punto di lavorazione dello schema che vi ho allegato. È uno schema molto semplice, adatto alle principianti. Potete aumentare i punti su cui lavorare, naturalmente poi dovrete adattare voi lo schema e la sequenza. E così è come vi si presenterà la vostra lavorazione. Questo è il campioncino fatto pari pari con lo schema che vi ho allegato. È una lavorazione molto basica, adatta a tutti, che potete benissimo fare anche con l'uncinetto classico perché le maglie non sono tante. Potete inserire al fondo un piccolo pezzo di sughero così da fermare le maglie e non farle scivolare. Una volta che avete raggiunto la misura che a voi serve, andate a chiudere il lavoro. In genere io, a seconda di come inizio, così vado a chiudere il lavoro. Ho iniziato sulla catenella di base, quindi andrò a chiudere la lavorazione con un punto bassissimo che mi va a formare la stessa catenella iniziale. Non faccio altro che entrare in ogni singolo punto, estrarre il filo e chiudere un'asola. Dovete avere sull'uncinetto un'asola sola fino alla fine e tutti i punti li andate a chiudere dal dritto.
andrete a lasciare una coda lunga poi che vi servirà per la cucitura e la lavorazione è terminata. Ecco qui. Ho terminato la fascia e adesso vi faccio vedere come la vado a cucire. Intanto vedete che ho lasciato un filo lungo già infilato largo. Vi vado a dare un poco di misure. Poiché il punto non è molto elastico, ho lavorato per la lunghezza la mia circonferenza testa, che è di 54 centimetri di lunghezza, mentre la larghezza della fascia è di 8 centimetri. Se andate ad usare un punto più elastico, vi consiglio di fare di 1-2 centimetri in meno alla circonferenza totale della vostra testa. Voi, se avete dubbi, mano a mano che procedete con la lavorazione, la provate e quando ritenete che, la misura sia giusta, fermate, la lavorazione e chiudete semplicemente come, facciamo per il punto base Tunisi. Per la chiusura trovate il tutorial sul canale, come, anche di tutti gli altri punti, nella playlist dedicata. C'è il punto base Tunisi che ho usato, il punto rovescio e il punto maglia. La fascia la vado a chiudere in questo modo, dritto all'esterno, quindi fronte a noi. Vado a piegare per metà la mia fascia, prendo un lembo, in questo caso quello di sinistra, e lo piego su se stesso, in questo modo. Vedete che la piegatura è verso sinistra. L'altro lembo invece lo vado a mettere intorno a quello di sinistra che ho piegato in questo modo. La piegatura è verso destra, quindi vedete è una sorta di incrocio che vado a fare. Mi sistemo per bene i due lembi. Vedete che il filo che userò per cucire è nella parte esterna e quindi verso sinistra. Una volta che ho sistemato i lembi della fascia da chiudere, semplicemente entro col l'ago in ogni punto e vado a cucire. Cercando di prendere le maglie superiori che chiudono la fascia stessa, cioè vado a cucire nel punto di chiusura. E questo è tutto il lavoro da fare. Io continuo e poi vi faccio vedere il risultato finale. Semplicemente con dei punti filza stretti entro nei punti superiori, vedete, e vado a chiudere la fascia. Quando andate ad unire i lembi da cucire, fate attenzione a non far girare la fascia. Io ho cucito, vedete? La vado a rivoltare sul davanti e l'effetto sarà con questo tipo di cucitura una sorta di nodo incrociato. La persona qui è destinata, la vuole semplice, ma voi potete abbellirla con dei fiori, delle iperbole, dei freeform, qualsiasi cosa che vi possa piacere. Vi metterò poi nella info box i link dei punti usati per questa fascia e vi lascio a fine video anche lo schema che mi sono creata e che ho seguito per questa lavorazione. Mi auguro che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.
A presto.